Ieri sera Francesco Passore, candidato del centrodestra, ha presentato tutti gli eletti della sua squadra che si siederanno sugli scranni dell'opposizione della pubblica Assise di Ponte Cagnano Faiano. Dunque, subito al lavoro per svolgere il loro ruolo di opposizione, di controllo e garanzia nei confronti dell'operato del neosindaco Giuseppe Lanzara, eletto con i voti del centrosinistra e della sua squadra di maggioranza. Sì, una nuova fase politica, si riparte dal post elezioni, la campagna elettorale è conclusa. Abbiamo augurato al nuovo sindaco della città un grande in bocca al lupo. Noi ripartiamo dal percorso di minoranza, una fase che guardi al presente e al futuro con attenzione e che si lasci definitivamente il passato alle spalle. Noi ribadiamo questo concetto e abbiamo ribadito questo concetto anche all'interno della coalizione. Noi ci definiamo una minoranza costruttiva, dove facciamo l'invito, l'ha fatto Francesco giusto 2 minuti fa, quella di aprire subito al dialogo e di dare delle risposte concrete a questa comunità, perché noi siamo in campo per il bene della comunità. Gli elettori hanno mostrato una spaccatura netta, quindi un 45% alla coalizione di centrodestra. Quindi c'è chi ha vinto e oggi noi saremo lì a vigilare, a mettere su una discussione con degli atti importanti. Gianfranco Ferro, consigliere più votato della lista più votata Città Attiva. Che opposizione sarà la vostra? La nostra sarà un'opposizione, diciamo che costruttiva, sarà un'opposizione di proposte. Abbiamo sempre in Consiglio Comunale fino ad oggi rivendicato e voluto e richiesto un'opposizione fatta di concetti, fatta di miglioramenti, ed oggi è quello che andremo a fare. Noi ci auspichiamo che il tanto decantato cambiamento sia un cambiamento sia di metodo che di comportamenti. Per cui noi, come diremo questa sera, massima apertura, massima collaborazione. Noi non ci riteniamo opposizione, ci riteniamo in questo momento minoranza della città. Questo vuol dire che qualsiasi cosa che venga proposta per la crescita della collettività e per la crescita di Ponte Cagnano Paiano non può trovare altro che piacere e condivisione.